Ciao a tutti, ben ritrovati su Passione Moto. Oggi siamo ad Olgiate Olona, nella concessionaria BMW Motorrad del gruppo Auto Torino, per provare la R9T Urban GS, uno dei modelli che più è piaciuta di questa Modern Classic presentata pochi anni fa, e noi siamo già in sella perché non vediamo l'ora di uscire a fare un bel giro, quindi restate con noi così vi raccontiamo esattamente com'è, come va e quali sono i suoi punti di forza. R9T Urban GS, una delle versioni della Modern Classic presentata pochi anni fa che più ci è piaciuta e che più ha suscitato interesse. Perché? Perché ricorda i modelli che hanno fatto la storia del brand tedesco negli anni 80, nelle celebri Parigi-Dakar e in tante avventure intorno al mondo. Con la sua base bianca, i colori tipici del brand tedesco, appunto l'azzurro, il blu e il rosso, il parafango rialzato da enduro, così come questo cupolino che sembra appunto un portafaro da fuori strada. E poi, come sempre, protagonista il Boxer, il 1200, che regala tante emozioni agli appassionati dei due cilindri. Un bel telaio molto compatto con il telaietto posteriore a vista, bello nudo, scoperto, un po' scrambler, con una bella sella, tra l'altro di colore rosso, a me piace veramente tantissimo, molto comoda e soprattutto rende la guida molto agile al pilota, quindi dal punto di vista estetico questa moto non può non piacere agli appassionati del genere. La sua posizione di guida è veramente ottimale, è come una scrambler, braccia ben larghe, il manubrio è fatto apposta per avere un eccellente controllo sia in fuoristrada che appunto sull'asfalto quando volete tirare qualche tornante bello deciso. Le gambe sono in una posizione studiata molto bene sia per le persone meno alte che per quelle più alte, così come la sella, come dicevo prima, è comoda soprattutto per il pilota ed è anche abbastanza stretta per raggiungere bene il terreno in fase di manovra. Il cockpit è piccolino, essenziale, estremamente minimal, vi riporta appunto il contachilometri, poi un piccolo LCD per tutte le altre informazioni come l'autonomia, il carburante e le altre spie. Quindi è tutto ridotto all'osso, ma è tutto estremamente ben visibile, così come i comandi, che sono tutti raggiungibili dalle dita delle mani senza dover appunto staccare o fare strani movimenti dalle manopole. Le leve del freno e della frizione sono regolabili. Se l'avventura e il viaggio sono nel vostro DNA, anche questa piccola Urban GS la potete attrezzare per fare tanti chilometri. Sul lato destro potete montare una bella borsa laterale molto capiente, così come una bella borsa posteriore al posto del passeggero, quindi dovete scegliere o amore o viaggio. E da quest'altra parte ovviamente c'è lo scarico, quindi potete, se riuscite, mettere una borsa un po' più piccolina. Allo stesso tempo potete compensare la mancanza di spazio con il serbatoio, perché offre tanto spazio appunto per mettere magari una borsa magnetica o appunto una borsa tradizionale con i lacci per avere tante cose a portata di mano. E parlando di prestazioni, non si può non parlare del Boxer, del 1200 storico di casa BMW, raffreddamento misto aria e olio che regala sempre tantissime emozioni. Noi oggi l'abbiamo provato e in uscita di curva ci ha fatto veramente divertire tanto, ma non solo in uscita di curva, in accelerazione, in sorpasso, insomma i 110 Nm di coppia regalano veramente tanto divertimento in tutte le situazioni di guida. E quindi secondo me questa è la moto ideale per chi cerca una tuttofare, per chi vuole una moto da usare tutti i giorni, anche solo per farsi notare al bar, ma non è vero, perché potete farci casa ufficio, il giro della domenica, ma anche le vacanze più lunghe con un bel set di bagaglio come dicevo prima. Il motore è presente, non è mai scorbutico e vi fa divertire tanto. Le tre mappature tagliano in base alle vostre esigenze la potenza di quel giusto per avere la moto perfetta e sempre pronta in ogni situazione di guida, accompagnata poi dal controllo di trazione e dall'ABS. Avete una moto estremamente sicura in tutte le situazioni e poi, come dicevo prima, sempre divertente.
e la R90 Urban GS vi farà venire veramente tanta voglia di viaggiare e di avventura, ma fatelo con cautela. Perché? Perché se andate fuori strada ricordate che questa qui è una Urban GS, quindi una configurazione sicuramente non cittadina, ma pivotata all'asfalto, sia per il set di sospensioni che appunto per la scelta dei pneumatici che vengono montati di primo equipaggiamento. Quindi potete fare sicuramente strade bianche, piccoli sterrati molto facili, ma non fate di più. Per quello ci sono appunto le sorellone della parte Adventure, le grosse GS. Ad ogni modo, davanti avete un bel doppio freno a disco che vi permette di fermare e di arrestare la moto in ogni situazione di guida, come dicevamo prima, con un bel ABS mai troppo invasivo. Stessa cosa per il posteriore, quindi una guida ottimale in tutte le condizioni di asfalto e per ogni vostra necessità di utilizzo. Quindi se cercate una moto tuttofare con questo look un po' retro che ricorda i rally degli anni 80 e allo stesso tempo una ciclistica e un motore che vi faranno divertire tantissimo, la R90 Urban GS è proprio quella che fa per voi. Quindi vi consiglio come sempre di venire a provarla in una delle varie concessionarie BMW Motorrad del gruppo Autotorino, e con voi ci rivediamo sempre qua su Passione Moto.